Mi puoi raccontare le vigne dal quale nasce questo vino? Nasce da un vitigno che è un ecotipo, si chiama Volpe Vernacea, che fino agli anni 75-76 era solo ed esclusivamente alberello. Poi è stato un po' rivisto e corretto per un discorso anche economico di produzione e di lavorazione dei terreni. È tutta spaliera. È un vitigno che produce pochi grappoli, perché alla fine ogni ceppo, se va bene, ti dà 8-10 grappoli. E grappoli piccolini, molto serrati, con degli acini piccoli. Però molto concentrato a livello di zuccheri, perché comunque siamo al 27-28-30% di zuccheri. Quindi già naturalmente questo si sviluppa, si crea e si matura naturalmente a oltre 16 gradi. Questo vino nasce da un prodotto vinificato in castagno, solo legno, botticella da 300 litri. È un vino anomalo perché in fase di vinificazione la temperatura oscilla tra i 42 e i 46 gradi. Un altro vino diventerebbe pallido con queste temperature. Viene vinificato quindi solo in legno e rimane tutta la vita in legno. Questo è rimasto fino a 2 mesi fa sempre in legno. Qualche settimana fa abbiamo collaborato con Milano, a Italy c'era la cena delle cene e lì c'erano 13 chef che l'hanno utilizzato proprio in gastronomia, un modo molto semplice ma che comunque molto convincente utilizzare questo, che è con un po' di carciofi tagliati sottili, un filo d'olio, una spruzzatina di Bottarga e questo. Can you explain something about this winery? Yes, so thank you for the interview. I just wanted to say that Cantina Trecento actually was formed by 12 growers from the area. In fact, the name of the winery takes its name from the area where we are located. It extends over 200 hectares of terrains within this area, and it's a low hillside to middle hillside. These 12 growers formed together to form what is now the Cantina Trecento. Today there are about 150 growers that confer to the company. We are producing 4 different varietals that are Sardinian indigenous autochthonous varietals, which are Nuragos Vermentino, Monica and Canonau. 2018, you won you have 2 5-stars wine. Yes, we are very proud, in fact, of these awards that we've received. Cantina Trecento over the years has always strived to improve the quality. So each year we are doing a lot of investments to try to improve the quality. We participated in a very important project some years ago to improve the grapes, the Sardinian grapes. This was called the project Convisar. And from this project we realized that also another Sardinian grape that was only made in a sweet version, which is called Nasco, was actually a very nice wine as a still wine as well. So one of the two prizes, we won 2 prizes this year, was for the Nasco, the Sant'Efisio, created for this festivity that's very important festivity of Sardinia. It's called Sant'Efisio. It's the longest procession that there is in Europe. And the other wine that we received the prize for that was for Contisa, which is a Vermentino. Can you explain these wines? Okay, so Nasco, as I said, is a Sardinian indigenous varietal grape. It's a semi-aromatic. It has, above all, the scents that you smell are nice, like grassy, balsamic, but it also has a nice acidity. So, and it's very persistent as well. Vermentino, classical Vermentino of Sardinia, is fresh, it's crisp, it's fruity, it's very floral as well. Also a lot of minerality in the wines, especially because the area where we are was anciently volcanic. So you can taste those mineralities, and of course being on the island of the Mediterranean with the sea that's so close, that saltiness is conferred into the soil and you can taste it in the wines. Il nome è Fradiles. Fradiles, allora, innanzitutto è un'azienda a conduzione familiare, dove concorrono un po' tutti i miei zii, i miei cugini, quindi Fradiles vuol dire cugini, appunto. Nasce tutto dai vigneti, suddivisi in piccole porzioni, dove ognuno è proprietario. Abbiamo composto questa azienda nel 2004 e insieme abbiamo portato quelli che sono i prodotti del territorio.
soprattutto abbiamo puntato quello che è l'ad hoc del territorio, che è del Mandrolisai, zona storica di viticola in Sardegna, il centro geografico della Sardegna, zona media alta collina, vocatissima appunto per la viticoltura, e noi abbiamo puntato subito ai vini del territorio, vini composti dai vitigni forse tra i principali in Sardegna: Bovalessardo, Cannonau e Monica. Istento 2014. È un vino di grande struttura, però con una bella freschezza, una bella acidità. Prevalentemente su questa DOC, su questa etichetta, andiamo sul Bovalessardo, quindi diamo importanza al vitigno principale, il Bovalessardo, che io ci lavoro e ci tengo tanto su questo vitigno. Le vigne di quanti anni sono? Tra proprietà e in affitto nel nostro territorio lavoriamo 12 ettari, il 60% delle vigne superano i 60 anni. Bassissime produzioni, appunto ad alberello libero, è quello che oggi per noi nel territorio è considerato un paesaggio rurale storico a livello nazionale. Come riuscite a mantenere delle vigne così vecchie? Come diciamo, con passione, amore, perché queste vigne vengono lavorate tutte a mano, visto che sono vigneti che la meccanizzazione è pressoché impossibile. Stiamo facendo anche un po' di enoturismo in azienda, e questi vigneti, quando il turista, l'enoturista viene visita, rimane molto estasiato. Io li chiamo un po' monumenti naturali a cielo aperto. Da quando produce vino la cantina Dorgali? La cantina Dorgali è nata nel 1953, quindi quest'anno sono già 65 anni che vendemmia uve principalmente Cannonau, con una piccola intrusione di Vermentino. I due vini che sono stati inseriti nella Five Stars della Vinitaly quest'anno sono proprio l'espressione di questo territorio. L'Ortos in particolare è un vino nato proprio per premiare il viticoltore che più dato da fare per conferire delle uve di una qualità eccezionale che ci permettesse di ottenere un vino altrettanto eccezionale. Tant'è vero che al di là dell'inserimento nelle Five Star, questo vino ha avuto anche diversi riconoscimenti internazionali importanti. Ma la cosa che ci ha fatto molto più piacere in questo concorso che Vinitaly ha voluto istituire quest'anno è stato l'inserimento del Bardia. Perché dico questo? Perché questo è stato il primo vino che abbiamo fatto in Sardegna senza solfiti. Tenuta alla Sinara, l'azienda quando ha iniziato a imbottigliare il vino? Ma intanto stiamo parlando di una realtà giovane, perché la prima vendemmia è arrivata nel 2012. È una produzione limitata, facciamo poco più di 2000 bottiglie, appunto parlando del Cayenne, che è il top della nostra cantina. È un taglio bordolese con l'aggiunta di Cannonau e Syrah. Viene fatta una cernita, intanto una vendemmia manuale, una cernita dei grappoli e degli acini in cantina, 2 anni di passaggio di prima barrique, successivamente acciaio e affinamento in bottiglia per un anno ancora. Abbiamo vinto un premio, insomma, e siamo veramente molto, molto contenti di questo. Tutti i nostri vini hanno attinenza all'isola della Sinara, in quanto noi siamo proprio sul golfo della Sinara, oppure agli asinelli. Infatti la nostra storia nasce proprio dagli asinelli. Abbiamo un allevamento, abbiamo iniziato con una coppia, ora sono diventati 40. Allora, Elisabetta Pala, Moro e Memo. Perché Moro e Memo? Essendo una donna ho voluto trasformare tutto ciò che è maschile in Sardegna in femminile, quindi 4 mori diventano le 4 more, ecco perché Mora. E Memo perché comunque la mia famiglia produce vino da 80 anni e grazie a loro porto avanti il mio progetto, quindi Memo come memory, tradizione e passione. Quando è nato questo progetto? Nel 2011, quindi porto avanti questo sogno ormai da quasi 6 anni, 7, e vado avanti con le mie idee per avere un vino prodotto completamente da una donna con l'idea di una donna. Quindi cambiamo la bottiglia, cambiamo i nomi, cambiamo le chiusure come dal sughero al vetro, vini molto più femminili senza l'utilizzo del legno ma comunque ben strutturati. Parliamo di questo vino, Vermentino.
Vermentino di Sardegna DOC è praticamente il risultato di una vendemmia difficile in Sardegna, ma lui ha dimostrato che comunque dalle cose più difficili nascono i vini migliori. Puoi parlarci della vigna di questo vino? È un unico corpo di 40 ettari dove coltivo altre tipologie di vino sardo. È una collina a 230 metri sopra il livello del mare, è prettamente calcarea, sempre sotto vento perché è una zona baciata dal maestrale, circondata da un ulivetto e macchia mediterranea. La vigna è stato il tuo impianto 6 anni fa? No, le vigne hanno 40 anni, quindi è un impianto ereditato dalla famiglia. L'etichetta è stata disegnata? Sì, è stata disegnata da una carissima amica che ha avuto l'idea proprio di stilizzare la donna sarda trasformandole in bandite.